Ciao! Oggi vi porto con me a Perla, andiamo al GM, così faremo le spese insieme. Adesso vado a mettere la mascherina e ci vediamo direttamente al GM, così vi posso mostrare anche tutti i prezzi. Ed eccoci qua. Adesso entro. Devo fare attenzione, non sarà facile la ripresa perché per la privacy. Ci vediamo tra un poco che devo mettere il gel alle mani. Ed eccoci qui dentro. Ci sono dei prodotti. Questi sono i miei preferiti, per esempio. Vedete, il prezzo è veramente fantastico, 50 centesimi, ne prenderò un bel po', c'è anche la palmolive. Invece per come sapone per le mani, vedete, il prezzo è sempre questo qui della Balea. Mi trovo molto bene questo qui al limone per la cucina, riesce a eliminare tutti gli odori. Prezzo è questo qua, ne prenderò uno per il momento, penso che vada bene. Poi ce ne sono anche questo qui, e adesso cerco i miei dentifrici preferiti. Sono questi qui, 85 centesimi, ne prenderò tre, è meglio abbondare. Sono questi qui della Signal. Ecco qui, comincio a mettere, a caricare il... Poi ci sono da questa parte i deodoranti. Normalmente mio marito usa questo qui, profumazione per uomo. Ma poi ce ne sono tanti altri. Il mio preferito, per esempio, è Dove. Però, come dicevo l'altra volta, non so perché ci sono quelli là, spray e rollo, ma non riesco a trovare stick. Stick normalmente lo acquisto da acquasapone. In questo periodo ho la pelle veramente molto secca. Questo qui della Garnier Rosso a 2,55 euro non l'ho mai provato. Volevo provare veramente qualcosa di molto forte. Sono indecisa se prendere quello che vi ho mostrato oppure questo qui della Dove Intensive. Vediamo un pochettino. Questo è meno intenso. Non so se si riesce a sentire bene la mia voce con questa maschera. Sì, penso di prenderne due. Allora, penso di prendere questo qui a questo prezzo e proviamo questo qui della Garnier Body. La pelle è veramente molto secca. Andiamo alla ricerca adesso di altri. E anche come bagnoschiuma vorrei qualcosa che mi aiutasse a idratare. Adesso sto usando questo qui della Palmolive ed è buono, ma volevo provare comunque qualcosa sempre di idratante, ma che qualcosa di diverso. Vediamo un poco. Ho scoperto tra l'altro di essere allergica alle mandorle, altrimenti avrei preso questo. Questi sono i prezzi normali, non sono prezzi da volantini, sono prezzo che si trova e i prezzi si trovano normalmente al DM. Allora,
Allora, visto che uso il deodorante Dove, sto pensando di prendere anche il bagnoschiuma Dove. Bagnoschiuma Dove. Questo qua. Questo qui. Sarei tentata, vedete, di comprare burro cacao. Ce ne sono di tantissimi tipi. Non lo voglio comprare, devo resistere perché a Questapone l'avevo comprato uno idratatissimo che è ancora chiuso. Ho acquistato anche questo qui l'altra volta. Ed è buonissimo perché idrata, il sapore è fantastico e tra l'altro dà anche colore alle labbra, sembra un lucidalabbra. E adesso ecco, questo qui è il bagnoschiuma che utilizzo. Questo qui è fantastico perché alliscia i capelli poi della tantenna. Uno va bene, adesso vado a cercare la tinta per i capelli. La tinta per i capelli, quella che uso ultimamente è questa. Il problema è che io ne potrei prendere anche semplicemente una, ma qui in Germania stanno incominciando a chiudere tutto. Questo vuol dire che me ne prendo tutte. Questa è la terza, mi sembra. Non se la troviamo. No, quatriamo. Boh, non esagero, un po' stanco. Stanno incominciando a chiudere tutto, come stavo dicendo, e le frontiere, e quindi purtroppo il virus non va via, e quindi devo prevenire. 1,25 euro, posso rinunciare a tutti questi bei colori? Scusa. E poi ho bisogno anche di una crema per le mani. Di solito l'ultima che ho utilizzato è stata questa qui. Mi sono trovata molto bene con l'aloe vera, ma volevo provare qualcosa di diverso. Vediamo un po' cosa scelgo. Poi un'altra cosa, quando ho il mal di gola, quando già incomincio a sentire qualche piccolo sintomo, cosa uso? Uso queste qui con la vitamina C e con il, come si chiama in italiano? Non mi viene adesso il nome della pianta. Comunque sono veramente fantastiche, il prezzo anche. E mi aiutano tanto. Così non ho bisogno poi di passare ai medicinali, a zenzero, questo qui, infatti c'è anche il disegno. Sono con la vitamina C e zenzero. Sono molto utili nel momento in cui si hanno già i primi sintomi di raffreddore. Questi prodotti per detersivi per i piatti non ne compro perché ne ho abbastanza a casa, però devo dirvi che questo qui l'ho provato sempre della Denk, non mi sono trovata bene, non sgrassavano bene i piatti. Il grasso dei piatti però comunque vi faccio vedere un pochettino così potete anche vedere i prezzi, la differenza. Questo è quello che sto usando adesso, l'avevo acquistato anche questo da là, dà veramente un buon profumo. Anche questo qui l'ho provato, è buono, sono delle profumazioni differenti ma sono buone tutte quelle. E poi adesso sto usando questo qui per lavare a terra. Buonissimo profumo di limone, veramente un profumo di fresco. E
Sono appena uscita dal DM e adesso porto tutto a casa. Ci vediamo là, così vi mostrerò tutto quello che ho acquistato. Però devo dire veramente che sono contenta ogni volta di venire qui, perché i prezzi sono veramente fantastici. A dopo, ciao!